Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Unico. La voglio portare a Trento, è una giornata di lutto oggi perché si terranno alle 3 i funerali di Andrea Papi, il runner ucciso dopo un'aggressione di un orso. L'orso è stato individuato, si chiama JJ4 e adesso l'opinione pubblica nazionale si divide sull'opportunità o meno di abbattere questi capi che dopo un primo programma di ripopolamento hanno raggiunto un numero forse non più sostenibile. Come la pensa? Ma io ho ricordato che la tutela dell'orso bruno in Italia non è stata promossa dai Verdi, ma dal regime di Mussolini nel 1939, perché il rapporto con la natura è qualcosa che ci riguarda sempre, che si parli dell'orso o si parli di specie con cui coabitiamo più facilmente. E quindi c'è bisogno della forestale. Oggi la forestale in Trentino c'è. A livello nazionale sono sotto i carabinieri, non so se è stata una scelta proprio felicissima, noi abbiamo bisogno di organismi tecnici molto avanzati. Ed è evidente che se noi vogliamo che ci sia una vita naturale nella natura, nei boschi ad esempio, questo comporta informazione, cautele, in alcuni casi dei collari elettronici, in alcuni casi se l'animale va fuori controllo immotivatamente lo si deve mettere in cattività. O abbattere, non c'è dubbio, perché non è che può diventare il fautore di stragi noi immaginiamo che un grande animale come quello, l'America e gli Stati Uniti gestiscono i grizzly. Certo. Chiaro? Quindi parliamo di problemi ben più grandi. Abbiamo festeggiato il ritorno delle tigri in India, che sembravano in via di estinzione, un fatto importante. Allora, voglio dire, mettiamoci d'accordo. È l'uomo che deve governare questi processi integrandoli con la natura. Non dobbiamo pensare che di colpo gli orsi diventano tutti pupazzetti da tenere sulla scrivania o tutti crudeli da abbattere. È governo del territorio su base scientifica e credo che con il dolore, se è un ragazzo che corre e purtroppo al tramonto quell'orso si è spaventato probabilmente. Certo. Però la reazione è stata spropositata e crudele, assassina, e quindi la risposta è inevitabile. Ci dobbiamo fermare, grazie.